a differenza di altri territori, intanto avevamo delle settimane di vantaggio che dovevamo comunque sfruttare, nel senso che dovevamo prevedere ciò che poteva succedere ed è poi successo, e perché fuori dagli ospedali, a differenza, non so, qui spesso si fa il confronto con altri territori, con numeri come quelli emiliani o di altre realtà territoriali, ma è un paragone che non regge, perché parliamo di realtà dove si è entrati all'interno degli ospedali, il virus, il contagio ha intaccato i presidi ospedalieri che devono costituire il baluardo per vincere questa battaglia, questa guerra, più che una battaglia epocale, solo in un contesto in cui fuori la situazione era già sotto controllo o comunque particolarmente compromessa. Qui siamo arrivati ad una situazione in cui, come si diceva prima, l'unico focolaio, o il focolaio più rilevante, era diventato l'ospedale. I numeri parlano chiaro perché comunque sicuramente all'interno del territorio cittadino, della città capoluogo di provincia, come ti dicevo, la gran parte dei casi positivi deriva dalle situazioni che si sono determinate all'interno dei presidi ospedalieri. Solo sanitari, un numero pari all'88 sanitari all'interno del territorio provinciale, quindi dei quattro presidi ospedalieri, con particolare riferimento all'ospedale di Teramo, che, se rapportato al numero complessivo dei positivi del territorio provinciale, che è di poco sopra 600, beh, diciamo così, rappresenta un numero assolutamente importante e significativo. Il problema è nato, in termini anche numerici, sulle vicende che hanno, diciamo così, che abbiamo riscontrato all'interno dei presidi ospedalieri. In primis nell'ospedale di riferimento della provincia di Teramo, l'ospedale Mazzini, che è un ospedale multispecialistico, l'ospedale appunto centrale, punto di riferimento dell'ASL provinciale, che ha fatto registrare una serie di contagi all'interno dei reparti, di cui poi il territorio ha pagato le conseguenze, perché un numero importante dei casi positivi, più rilevante, il numero dei casi positivi del territorio della nostra città sicuramente, deriva proprio dal contagio che si è verificato all'interno degli ospedali, che quindi ha colpito il personale sanitario, tutto, quindi medici, infermieri e sanitari, i pazienti e i relativi familiari. Dovevamo proteggere chi ci sta proteggendo, è stato fatto tardivamente, e questo ha prodotto una serie di conseguenze, dettate almeno da tre ragioni. La prima, la carenza forte, significativa dei protocolli sanitari adeguati che consentissero dei percorsi interni adeguati alla finalità, che era quella di evitare il contagio e di evitare la commistione, diciamo così, tra pazienti Covid e no Covid. Il tema dei dispositivi di protezione, che sono restati per troppo tempo carenti, e soprattutto per il personale sanitario, come ti dicevo, e poi il problema dei tamponi. Un monitoraggio con i tamponi che è stato fatto dedicato al personale sanitario solo dopo che le vicende si erano verificate. Insomma, quindi questo ha prodotto un'assenza di misure di prevenzione con una direzione sanitaria, una guida sanitaria che non è stata adeguata all'emergenza.